Beh, innanzitutto perché c'è un vecchio adagio tra i teologi, De Maria non quam satis, cioè di Maria non si dirà mai abbastanza. E in effetti io stesso, ogni giorno praticamente in cui lavoro a temi mariani, sono sorpreso del fatto che in fondo le parole attribuite a Maria dai Vangeli sono molto poche, e appare soltanto 5-6 volte, per cui uno si chiederebbe ma che cosa c'è da dire, che cosa si può approfondire. Invece in realtà è uno dei segni, se vogliamo, dell'enigma che aleggia attorno a questa donna. In realtà più approfondisci e più trovi ancora strati da esplorare. E quindi ho pensato, nonostante Ipotesi su Maria, che è uscito 8 anni fa, fosse un libro molto spesso con ben 50 capitoli, ho continuato questa ricerca scoprendo cose che mi pareva valesse la pena di fare conoscere. Tra l'altro poi dimentichiamo che Maria non è come tanti personaggi, insomma, non ha scadenza. In fondo, quando nel Magnificat fa questa grande profezia sul futuro, non ha sbagliato dicendo tutte le generazioni mi chiameranno beata. Quindi non soltanto una generazione o due, ma tutte le generazioni. Per cui direi che Maria è anche qui, in modo enigmatico, sempre attuale. E quindi credo che fino a quando mi sarà dato vita e forza per poter continuare questa ricerca mi riserverà sempre delle novità e delle sorprese.